Il temporale notturno aveva riempito la desolata spiaggia di detriti d'ogni tipo, scaraventati lì da un oceano frettoloso. C'erano persino due relitti umani. Si erano infiltrati nelle caverne più lontane dal mare, ed era stata l'alba a cacciarli, o forse il freddo e l'insaziabile appetito. Il vento era morto. Una strana calma regnava sul grigio oceano. Ma faceva un freddo incredibile in quella mattina di fine aprile, su quel lembo di spiaggia una quarantina di chilometri a nord da San Quintino. Le grandi labbra di Big Tom erano blu. Un brivido le scosse quando lui, rabbioso, si chinò a sputare sulla sabbia. Tiralo su, idiota! Ci vuole del legno asciutto! Sto morendo dal freddo! Anche il piccolo, magro Aino rabbrividì, ma non disse nulla. Si accucciò ancora di più sulla sabbia umida. Fissò alcuni detriti che gli stavano di fronte. Ne stringeva qualcun altro al petto smunto. Il pezzo di legno che doveva raccogliere era mezzo seppellito nella sabbia come se la mano di un gigante l'avesse deposto lì. Era lungo una ventina di centimetri, piatto, lucido. Era come tutte le altre cose che il mare aveva depositato lì, un po' arrotondato dall'andare e venire delle onde, smangiato qua e là. Si poteva quasi immaginare che ci fosse scritto sopra qualcosa. Big Tom si grattò la pancia all'altezza della cintura di cuoio che gli tagliava in due il corpo. Il suo viso grande e ispido si oscurò quando Aino non gli rispose. Non fece ciò che gli aveva ordinato. Poi il suo piede scattò in avanti ed Aino si precipitò sulla sabbia. Arrivò quasi a toccare quel curioso relitto. Ti ho detto di tirarlo su. Nel tono di Big Tom c'era qualcosa di terribilmente pauroso. Avevano diviso per 3 anni la stessa cella ed Aino aveva sempre obbedito come un cane. E poi Aino aveva un fisico debole. Forse era nato per obbedire a qualcuno più forte di lui. Forse qualcosa nel suo essere gli imponeva di prendere ordini da chi sapeva maneggiare meglio la vita. A San Quintino Tom Clegg si era assunto quel ruolo e da che erano usciti 8 giorni prima aveva richiesto la più completa servilità al suo compagno. Era un suo diritto, era lui il più forte. E adesso, per la prima volta in 3 anni e 8 giorni, Aino non ubbidiva i suoi ordini. Tiralo su. La voce di Big Tom era minacciosa. Gli occhi impauriti di Aino tornarono a posarsi sul legno che doveva raccogliere. Uggiolò come un cucciolo, ma non lo toccò. La mano di Big Tom scattò. Perché diavolo non l'hai tirato su, come ti avevo detto? Perché diavolo, eh? Io... Sputa tutto. Non è un pezzo di legno qualsiasi. C'è scritto qualcosa. È venuto dal cielo, coi lampi. Oh, è un'idea che ti sarà venuta da quei fottuti libri della biblioteca della prigione. Lo sapevo che non dovevo lasciarti leggere tutte quelle porcherie. Lo sapevo che ti saresti rimbecillito. I libri rimbecilliscono la gente. Non lo sapevi, bestia? Vuoi che lo tiri su io, Sgorbio? E cosa dovrebbe succedermi? Credi che resterò secco se lo tocco? No. Ma era inutile discutere con Big Tom. Non aveva mai sentito parlare di Charles Fort, di pietre di tuono. Non aveva mai sentito parlare degli orrori che si nascondono tra venti e tempeste. Non aveva mai sentito parlare di loro, di quelli che vivono oltre la terra. Big Tom ridacchiava mentre si chinava a raccogliere il legno. Vedi? E tu pensavi che mi avrebbe ucciso. Credi che sia una specie di oggetto magico, magari un dio. È questo che pensi, Sgorbio? Si avvicinò. Spinse il detrito contro la faccia di Aino. Aino fece un salto all'indietro, uggiolando. Big Tom uscì in una grande risata. Lo pensi ancora, eh? E perché? Rispondimi. Che cosa ti fa pensare che non sia un pezzo di legno come un altro, trasportato dall'acqua? Gli occhi di Aino si portarono timidamente sulla cosa che Big Tom stringeva in mano, ma non l'abbandonarono più. Non è un pezzo di legno come gli altri, Tom. È venuto giù dal cielo, non è uscito dal mare. È sceso nella tempesta. A volte loro mandano giù qualcosa o vengono sulla terra in forme particolari. Charles Fort chiama pietre di tuono le cose che arrivano da fuori. Le conosceva, ma non sapeva che... Ah, allora adesso sei più furbo di quelli che hanno scritto i libri, eh? E credi di essere molto intelligente, no, Scorpio? Molto furbo, eh? No, Tom, però so... Guarda, è solo un pezzo di legno che viene dal mare. C'è scritto sopra qualcosa. E questa la chiami scrittura, diavolo, io non so leggere, ma riconosco qualcosa di scritto quando lo vedo. Dove sarebbero le lettere? L'acqua si è mangiato il legno. Basta un po' di cervello per capirlo. Andrà benissimo per il fuoco. Tom,
Non lo brucerai. È vero? Aspetta che ti faccio vedere. Non puoi, Tom. Non è quello che sembra. È vivo. È come un dio. Sei diventato scemo, Aino. Lo sapevo che ti sarebbe successo a leggere tutti quei libri. Com'è che dici una cosa tanto cretina? Mi ha parlato. Oh, ha aperto bocca e ti ha parlato. Ha parlato alla mia mente. Fallo a pezzi. Fallo a pezzi. Vediamo se c'è dentro un dio. Avanti, fallo a pezzi, prima che sia io a ridurre a pezzi te. No, Tom, non farmelo toccare. Gli occhi di Aino rotearono. Alle loro spalle l'oceano sospirava. Avevano intorno soltanto desolazione. Aino guardò la cosa che gli stava davanti. Poi, riverente, chinò il capo e la sfiorò con le labbra. Dopo aver picchiato a sangue Aino, Big Tom lo rimise in piedi e lo spinse verso la caverna. Fece portare ad Aino quel pezzo di legno. Aino ballonzolava avanti, debolissimo. Poi crollò. La legna si sparpagliò dappertutto, ma lui fieramente strinse contro il suo petto scheletrico quella cosa. In piedi! Torna a Bolinas! Trovo qualcosa da mangiare. Intanto che io preparo il fuoco. Spicciati! Non ho soldi, Tom. Accidenti, devo proprio dirti tutto, eh? Chiedi la carità, rupa! Però stai ben attento a portarmi qualcosa da mangiare. E stai ben attento a tornare indietro. Perché se mi tocca venirti a cercare, quant'è vero Dio, ti uccido. Non crederai che stia scherzando, eh? Tornerò, Tom. Erano quasi le 11 quando gli si parò di nuovo di fronte la familiare curva della spiaggia. Avanzò sulla sabbia battuta dal mare sino alla caverna. Aino tirò fuori due scatole di carne di maiale e una di pollo. Dove le hai trovate? Me le ha date il droghiere. Ha detto che gli ricordavo qualcuno. Il coniglio Bunny. Non prendertela. Lo so che le hai rubate. Metti un po' di legno sul fuoco e mangiamo. Divorarono in silenzio carne e fagioli. Aino voleva dire quello che gli bruciava dentro, ma gli parve più saggio tenere la bocca chiusa. Voleva dire... Non ho rubato niente. Non ce n'è stato bisogno. Erano tutti gentili con me. Sembrava che non fossi neanche un rifiuto appena uscito da San Quintino. Non mi trattavano come un rifiuto, ma come una persona a posto. A pancia piena, Big Tom sbadigliò, si voltò su un fianco e s'addormentò. Aino rimase accanto al fuoco a pensare. Continuò ad alimentare la fiamma sino a che Big Tom, tossendo, si svegliò. Mi è appena venuta in mente una cosa. Ma davvero? Era molto strano che Aino uscisse in un'affermazione del genere. Big Tom non era certo che gli piacesse. Che diavolo stava bollendo in pentola? Quella scatola che abbiamo trovato ieri vicino a Stinson. E allora? È solo un giocattolo per bambini finito in mare. Ti spiace se la apro? Ieri ho cercato d'aprirla per un'ora. È chiusa coi chiodi. E i chiodi sono tutti arrugginiti, ecco cosa. Non abbiamo neanche un martello, niente. Comunque puoi aprirla, certo. La scatola era inzuppata d'acqua, pesante. Quando Aino fece il gesto di sollevarla, Big Tom rise. Le braccia di Aino erano magre come stecchini. Ma con stupore di Big Tom, Aino sollevò la scatola con la massima facilità. La trasportò vicino al fuoco e la rimise giù, come se fosse piena di piume. Infilò un pezzo di legno sotto il coperchio e lo spalancò senza il minimo sforzo. Beh, cosa c'è dentro? Una pistola giocattolo o roba del genere? No, è piena di soldi. Piena di vecchie monete e gioielli. Dapprima Big Tom non riuscì a capirlo. Non riusciva ad assimilare il fatto che quella che sembrava una scatola per giocattoli buttata a riva dal mare contenesse una fortuna in monete d'oro e gioielli. Da dove sarà venuta? Chi lo sa... Potrebbe venire dalla Cina, o dalla Persia, o da Mu. Forse anche da più lontano. Diamoci da fare, nascondiamola, seppelliamola. Se no vengono a portarcela via. Ma non possono. Nessuno può toccare questo tesoro, è nostro. Abbiamo trovato la scatola che galleggiava sull'acqua e questo significa che non è di nessuno. L'abbiamo scoperta noi. Ci appartiene per legge. Big Tom voleva ribattere, ma qualcosa nella voce dell'altro gli spensa le obiezioni in gola. Le parole di Aino erano convincenti. Era tutto vero. Avevano trovato quel tesoro in mare e nessuno aveva il diritto di rubarglielo. Poi, dopo aver raggiunto questa certezza, Big Tom Clegg diventò
ciò che Big Tom Clegg era per natura: un ladro e un imbroglione. Quel tesoro era loro, ma Aino non contava, era uno sgorbio, per cui quel tesoro era suo. Aino gli era stato utile, certo, lo aveva servito alla perfezione negli ultimi 3 anni. A pensarci bene, era stato Aino a vedere per primo la scatola che galleggiava sulle onde dalle parti della spiaggia di Stinson. Era stato Aino a suggerire di portarsela dietro. Era stato Aino ad aprirla con un pezzo di legno. Ma ormai Big Tom non aveva più bisogno di Aino. Il tesoro gli avrebbe permesso di comprarsi altri servi migliori. Era notte. Fuori il mare rumoreggiava. Aino dormiva come un bambino. Il fuoco era quasi spento. Soltanto poche, debolissime fiammelle rischiaravano lo scosceso soffitto della caverna. Si rifrangevano sulla scatola chiusa. Poi, mentre Big Tom si passava la mano avida sulle grandi labbra per tenersi sveglio, anche quelle fiammelle morirono e del fuoco restò soltanto il ricordo. Nell'oscurità Big Tom s'accigliò. Aveva bisogno di luce per fare quello che voleva fare. Soltanto un briciolo di luce. Ma non c'era più legna. Si tese. Cercò di individuare Aino perso nelle tenebre. Non riuscì a vederlo, ma vide qualcosa d'altro. Qualcosa che luccicava con una debole luminescenza bianchiccia. Era il pezzo di legno che avevano trovato quella mattina. Lo sgorbio doveva esserselo portato in giro tutto il giorno. Big Tom si mosse con l'agilità di un gatto. La sua mano carezzò la scatola chiusa, poi si tese sul petto magro di Aino. Afferrò il pezzo di legno, lo gettò sulle braci ancora accese. Il legno bruciava a combustione lenta, faceva fumo. Poi si accese una minuscola fiamma e gli occhi di Big Tom avvamparono di un rosso fuoco omicida. Fuori, il muggito della marea aumentò. Big Tom udì Aino gemere, risvegliarsi. Si voltò pronto a colpire. Le dita di Aino frugavano la camicia, cercavano il pezzo di legno. Quando lui aprì gli occhi, Big Tom ruggì e si lanciò in avanti. Le sue dita si chiusero sul collo di Aino prima che l'altro potesse muoversi o gridare. Era così facile che non sembrava neanche divertente. E se solo Aino avesse lottato un po'. Ma che? Non si muoveva d'un millimetro. Se ne stava lì a occhi spalancati. Sembrava che guardasse alle spalle di Big Tom, che vedesse qualcosa di terrificante. Big Tom era quasi tentato di girarsi a guardare, ma prima doveva finire il suo lavoro. Spinse più a fondo le dita. Poi la sua mano perse la presa. Uscì in un urlo che riecheggiò sulle pareti della caverna e andò a perdersi sul mare. Dal fuoco alle sue spalle veniva del fumo. Non poteva vedere, ma il fumo aveva braccia, tentacoli, e i tentacoli lo stringevano alla gola, lo soffocavano. Non riusciva a vedere, non riusciva più a vedere, non riusciva più a vedere se gli occhi di Aino erano così spalancati. Il fumo era una coltre nera, una coltre di serpenti che lo colpivano. I serpenti si arrotolarono attorno alla sua gola. Gridò, indietreggiò, cadde sul fuoco, che lo abbracciò bramosamente. Non restava molto di Big Tom, soltanto qualche osso irriconoscibile. Aino scrutò con aria grave ciò che aveva ai piedi. Poi infilò la mano sotto la cenere in cerca del pezzo di legno. Era bianco e intero, come sempre, freddo e morbido alle sue dita, come seta. Aino lo carezzò con reverenza, gli fece un inchino, lo infilò sotto la camicia. Il suo viso splendeva di umile orgoglio. Nato per servire, Aino aveva trovato un nuovo padrone. Abbiamo trasmesso Un dono dal cielo di Emil Petaia, traduzione di Vittorio Curtoni. Hanno partecipato Danilo De Girolamo, Claudio Paracchinetto, Franco Vaccaro. Tecnico del suono Giuseppe Biolatti. Assistente alla regia Giuseppe Molino. Regia di Dante Raiteri. Programma realizzato dal Centro di Produzione di Torino della RAI.